fill my heart with song and let me sing. È il consigliere Alberto Sabella, già assessore durante la giunta guidata da Vito Bono, il protagonista della nuova puntata dell'Ospite che andrà in onda oggi in coda al nostro telegiornale. Esponente di Sicilia Futura e della maggioranza che sostiene il sindaco Francesca Valenti, Alberto Sabella affonda le proprie valutazioni politiche su un piano che non è quello della difesa d'ufficio. Lo fa a partire dall'azzeramento operato 4 mesi fa dal sindaco. Io prima o poi, appena finisce la legislatura, la consigliatura, dovrò sapere il perché è successo tutto questo, perché non è che ancora nemmeno noi che siamo all'interno siamo riusciti a capire il perché a un anno si è cambiato squadra. Anche... Quindi a suo avviso non andava operata questo azzeramento? No, io ero uno per... si è partito per l'azzeramento di deleghe, che era diverso dall'azzeramento totale delle persone. Senta, ma sono passati 4 mesi da questo azzeramento, no? Questo cambio di passo c'è stato o no? Loro lavorano maledettamente. Ma anche quelli di prima lavoravano. Il cambio di passo la città ancora non l'ha visto, perché poi il cambio di passo non è che lo dobbiamo vedere noi. Ecco. Devono essere i cittadini a vederlo. Altrettanto forti sono le valutazioni politiche sulla nuova giunta. Io ad esempio ero un po' contrario, lo sanno pure gli assessori, sulle nomine tecniche, e l'ho detto in consiglio, chiaramente, cioè, escluso Fabio Leonte, che non è che siamo innamorati, perché lui è troppo a sinistra, io sono più a centro, però è una persona leale, se hai da litigare litighi, lui è troppo tecnico, troppo caricato sui numeri. Però è anche un politico. Flessibilità zero, ma è un politico. La città l'ho voluto, i cittadini l'hanno votato, è giusto. Carmelo Brunetto ha fatto l'esperienza d'assessore, si è candidato, avrà preso i voti che ha preso, ma comunque si è misurato con la città. Altri caduti così, chi faceva filosofia politica, chi forse ha votato altri partiti, o 5 Stelle, o Mizzica, me li ritrovo assessore. A me. E uno di questi fa riferimento proprio al suo componente, il vice sindaco. Che non conoscevo, io non so, io ho tutto il vice sindaco, come ha detto al Consiglio Comunale, l'ho conosciuta la sera della presentazione della giunta. Ha ricordato anche che c'è un accordo elettorale che andrà rispettato, in base al quale dopo i primi 2 anni e mezzo in cui l'assessore è stato espressione della corrente Cimino, per il resto del mandato toccherà la componente Cascio, da lui rappresentata in consiglio, designare il proprio assessore. E ai 2 anni e mezzo ci dobbiamo aspettare un cambio di assessore? Gli impegni sono quelli. In base a questo impegno? Gli impegni preelettorali erano quelli, e io li ho rispettati appieno.